È una gara importante per il campionato. Noi dobbiamo continuare a dare appunto continuità al nostro percorso in campionato. Dobbiamo cercare di blindare la nostra posizione il più in alto possibile in classifica per la griglia playoff, per il discorso di qualificazione alle coppe europee, per il morale, come dicevi appunto. E è una partita molto molto insidiosa perché Firenze è un avversario ostico. Veniamo sì da una sconfitta importante. Giochiamo contro una squadra che è veramente l'esempio classico del mix tra gioventù e esperienza. Sarà fondamentale essere equilibrati, gestire l'errore, portarli a sbagliare il più possibile se ce lo consentono, ma soprattutto continuare sul nostro gioco perché il campionato è ancora molto molto lungo. La partita di Conegliano ha mostrato che Conegliano, se gioca al massimo del suo livello, diventa un avversario davvero ostico perché è una squadra abituata a certe gare, con un egono sugli scudi, ma non solo lei, tutta la squadra ha commesso pochissimi errori nell'arco della partita, tenendo un'intensità di gioco altissima. A noi parlare di una sconfitta in maniera positiva diventa difficile, però la squadra ha commesso delle piccole ingenuità nel finale del primo e nel finale del secondo, che con Conegliano in quel modo lì le paghi. Questo è fuori discussione, perché se uno guarda solo i numeri vede anche aspetti positivi. Chiaro che per giocare contro un avversario del genere devi giocare al 100% dal primo all'ultimo punto.